Fano ha 25 chilometri di coste e molte delle quali sono a spiaggia libera, che forse vuoi anche per effetto della crisi economica, come in molte altre località balneari, stanno registrando sempre più, stagione dopo stagione, un maggior numero di frequentatori. Il tallone d'Achille della spiaggia libera è da sempre il presidio degli addetti al salvamento, che dovrebbe essere, secondo le normative vigenti, una postazione ogni 150 metri, cosa impensabile sia per costi che per personale. Ma Fano, ormai dallo scorso anno, con una nuova convenzione stipulata con la società Incoming, è passata dalle 4 storiche torrette alle 6. Ma grazie a fondi aggiuntivi, per quanto riguarda la stagione balneare 2019, a partire dal 1 giugno le torrette di salvamento da 6 passeranno a 9. Ed inoltre saranno tutte dotate di defibrillatore, con il personale debitamente formato per il suo utilizzo. In particolare abbiamo aumentato il servizio nella zona di Sassonia, in cui abbiamo avuto, diciamo, rispetto ai lavori che abbiamo fatto, vediamo insomma che lì c'era necessità di ampliare il servizio, e nella zona di Torrette. A Torrette abbiamo fatto dei lavori importanti di difesa della costa nel 2012 e quindi la spiaggia lì è notevolmente aumentata, l'afflusso di gente è notevole, quindi abbiamo aumentato il servizio passando da 1 a 3 torrette. A questa, che è la pianificazione interna, si aggiunge l'ormai consueta operazione Mare Sicuro, che ogni stagione vede impegnati gli uomini delle capitanerie di porto e della guardia costiera per la sicurezza in ambito marinaresco, e che quest'anno prende il via in anticipo rispetto al passato, a partire proprio da questo fine settimana. Nel territorio locale, in particolare Fano, vedrà l'impegno di 20 militari e 3 mezzi navali, tra cui una moto d'acqua, e costantemente impegnati nel pattugliamento mare e terra al fine di garantire elevati standard di sicurezza per la balneazione. Si raccomanda anche ai diportisti di fruire in maniera responsabile e sicura durante la navigazione della risorsa mare, cercando di mantenere le distanze di sicurezza previste ai fini della balneazione, che sono i 300 metri dalla costa. E si ricorda anche, diciamo, a tutta l'utenza e ai fruitori del mare l'importante numero di emergenze in mare da chiamare in situazioni di difficoltà, che è il 1530.